Il discorso non si è mai sciolto. Il nuovo governo ora è alla prova dei fatti. Con queste parole del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, Luca Tirabassi, è stata rilanciata la battaglia per la definitiva salvaguardia del Tribunale di Sulmona alla presenza dei neoparlamentari eletti Edel Sigismondi, Guido Liris, Gabriella Di Girolamo e Michele Fina, del presidente del Tribunale Pierfilippo Mazzagreco, del procuratore della Repubblica Stefano Iafolla, del sindaco della città Gianfranco Di Piero, nel corso della cerimonia per il conferimento della toca di diamante e delle toghe d'oro ai maestri del foro di Sulmona. Un tribunale efficiente che funziona e che rende giustizia, esordirò Tirabassi unitamente a Maria Masi, la presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale. Il discorso in realtà non si è mai sciolto, è un filo che noi abbiamo intessuto negli ultimi mesi con tutte le forze politiche, con tutti i rappresentanti parlamentari e anche con i neoeletti. Quindi noi ci aspettiamo che agli impegni che sono stati formulati pubblicamente e anche in privato da tutti i nostri rappresentanti, da tutte le forze politiche, seguano i fatti. Noi siamo fiduciosi e crediamo nelle nostre ragioni, sappiamo che le nostre ragioni sono condivise sia a livello regionale sia a livello nazionale e quindi attendiamo il nuovo governo alla prova dei fatti. In realtà siamo già ripartiti, nel senso che sapete perfettamente che le leggi di iniziativa regionale, le proposte di legge non sopravvivono alla fine di una legislatura e quindi la proposta che il Consiglio regionale nel 2021 aveva varato, ovvero di chiedere al governo di mantenere in vita i tribunali di Sulmona, Vezzano, Vasto e Lanciano e mantenere in carico della regione Abruzzo tutte quelle che sono le spese di funzionamento, sarebbe stata, come dire, decaduta al termine della legislatura. Il presidente Marsilio ha immediatamente riproposto ai presidenti di Camera e Senato questa proposta di legge. È una impegno che noi abbiamo preso quando eravamo opposizione, che vogliamo continuare a mantenere con determinazione, perché per noi questi presidi di giustizia, di legalità devono rimanere sul territorio ed è per questo che abbiamo anche iniziato un percorso all'interno dei vari tribunali, parlando non soltanto mettere fine alla proroga per un percorso definitivo e di mantenimento in vita, ma soprattutto per affrontare un altro argomento, che è quello delle piante organiche, perché dal Ministero della Giustizia vengono definiti, vengono ritenuti degli uffici in via di chiusura e quindi le piante organiche non vengono rinnovate. L'altro giorno eravamo al Tribunale di Avezzano, dove ci si trova un deficit del 60% per quanto riguarda gli amministrativi, che vuol dire non poter garantire servizi minimi. Quindi questo è l'impegno, oltre ovviamente a questa iniziativa di prestigio, e voglio ringraziare anche il presidente dell'Ordine, l'avvocato Tirabassi. L'emozione è palpabile nell'auditorium del complesso monumentale dell'Annunziata per i veterani del foro che tagliano il ragguardevole traguardo dei 70, 40 e 50 anni e per il ricordo di quanti sono scomparsi prematuramente. Non posso non pensare a loro, anche per ciò che ha rappresentato il nostro tribunale negli anni, dichiara Lucio Speranza in prima fila, che riceve la toga di diamante non senza commozione alla veneranda età di 96 anni portati benissimo. Il ricordo di così illustri colleghi, peccato che voi non li abbiate conosciuti, però sarebbe bello quantomeno i nomi di così illustri. Poveri tutti, nessuno degli avvocati di Sulmona aveva casa propria e poi abbiamo avuto delle figure che si sono imposte per la loro serietà, la loro onestà.
Toga d'oro per Michele Faraglia, Delio Guido e Lando Sciuba che tagliano il traguardo nel mezzo secolo. Medaglia per i 40 anni di attività per Luciano Angelone, Edoardo Di Loreto, Ezio Colaiaco, Vittorio Masci, Anna Carolina Iannozzi, Francesco Miraldi e Francesco Zurlo. Un foro connesso con la città, oggi profondamente unito intorno al simbolo della professione e ai festeggiati dall'Ordine.